Area 51 Crescita Personale Podcast. Le idee, gli autori e gli strumenti che ti guidano nel tuo percorso di evoluzione. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. 8 cose che la gente vuole. Uno dei grandi maestri di crescita personale del XX secolo, Dale Carnegie, individua 8 cose che la gente vuole, 8 cose che tutti desiderano ardentemente e che ricercano infaticabilmente, con un'insistenza tale che è impossibile negargliele. Queste 8 cose sono: 1. La salute e la sua conservazione. 2. Il cibo. 3. Il sonno. 4. Il denaro e le cose che con esso si possono acquistare. 5. La vita e tutto ciò che ne consegue. 6. La gratificazione sessuale. 7. La felicità dei figli. 8. Sentirsi importanti. E aggiunge: quasi tutte queste cose sono abbastanza facili da ottenere, tranne una. Tanto è desiderata come il cibo e il sonno, tanto è difficile da ottenere. È ciò che Freud definisce desiderio di grandezza e Dewey, desiderio di essere importanti. Una delle più radicate caratteristiche della natura umana è quella di perseguire infaticabilmente l'apprezzamento altrui, scrive lo psicologo William James. Perseguire infaticabilmente. Quindi siamo di fronte a una fame insaziabile. E chi riesce a soddisfare onestamente questo bisogno avrà la gente in pugno. Sviluppare l'abilità dell'ascolto è una di queste oneste abilità che soddisfano le altre persone. Perché? Perché ascoltare appaga l'ego dell'altro, lo fa sentire importante. Che cosa vuole l'altro quando parla con te? È molto semplice. Vuole raccontare la sua storia e vuole che qualcuno ascolti la sua storia. Vuole essere lui e solo lui al centro della scena. Vuole essere lui e solo lui il protagonista. Vuole raccontare la propria storia, non ascoltare la tua. Vuole essere completamente al centro della scena e vuole uno spettatore che lo ascolti. Saper ascoltare è dunque la chiave che ci apre le porte del mondo dell'altra persona. Con l'atteggiamento dell'ascolto facciamo sì che sia direttamente l'altra persona ad aprirci le sue porte, a invitarci a entrare e ad accoglierci nel suo mondo. L'ascolto è potente quanto la parola, perché tocca le corde più profonde della natura umana.